e non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra klepto addicted siamo qui con le nostre studentesse universitarie ormai lo sappiamo e devo dire ragazzi che sono tutte in crisi profonda e mistica perché nello scorso episodio, dopo esserci un po' goduti l'appuntamento tra la nostra Aurora e il caro Daniel, ci siamo anche resi conto che la nuova sessione universitaria è iniziata. E voi direte ma perché stai registrando alle nove di sera che questa di solito insomma, no? Mangiano, poi vanno a dormire, magari si guardano un po' di tv, fine della storia. No ragazzi, perché dobbiamo assistere in questo episodio. Alla catastrofe, cioè, o meglio, al fatto che queste poveracce hanno praticamente tutte lezioni eh, ravvicinate, quindi dovranno farsi l'ultramazzo per riuscire a stare al passo, perché come vi avevo anticipato, a tutte, nessuna esclusa, ho inserito più corsi. Vedete? Ora hanno quattro materie, quindi, ragazzi miei tre materie, ecco, infatti dicevo ma perché ho detto quattro? Eh, tre materie: quindi, in questo caso, come potete vedere, lei ha, per esempio, dove fermi automatizzare mansioni comuni, hackeraggio sociale programmare per le persone e recuperare per la manualità. Quindi, ragazzi, tutti tutte e tre hanno questi tre corsi, ovviamente non questi identici, in base al corso di laurea, che, come sappiamo, è diverso per ognuna di loro. Però ragazzi devono fare la full immersion, quindi, ebbene sì, chi frequenta, ha frequentato l'università, si ricorderà, forse con una, con una punta di nostalgia, penso proprio di no, ehm, vai, rifinisci, organizza mia cara, si ricorderà delle notti, certe notti, ecco, passate praticamente sui libri, sugli appunti, in lacrime. <ride> quasi e eh, di conseguenza questa è una di quelle notti ma ehm, insomma prevedo proprio un periodo ragazzi più che una notte sola e quindi sì le nostre sono qua vedete tutte impegnate chi deve scrivere la tesina tra l'altro aurora ne deve scrivere due ragazze cioè ragazze ragazzi ragazzi ragazze insomma vabbè quindi mh, voglio dire mh, poveraccia l'esaurimento è veramente alle porte cosa c'è tesoro mio devi andare in bagno che volgarità per aver usato il bagno pubblico eh, preferivi fartela sotto Secondo me era molto più volgare, insomma, no? Uh -huh. Esternare i propri bisogni fisici. Ecco. E, e quindi sì, sono tutte qua, ragazzi, eh, impegnatissime. Io ovviamente manderò avanti il più possibile, perché non voglio di certo ammorbarvi. Però Aurora ha finito una bozza della tesina per la sessione. Può continuare a revisionarla o consegnarla così com'è. Beh, tu non ti azzardi minimamente, tesoro mio a consegnarla così com'è proprio anche no e notare che sono le 10 ancora un orario umano no ci sta che uno possa stare fino alle 10 a studiare eh? ma secondo me ragazzi dovranno andare avanti quindi scrivi modifica la tesina ok vedete poi neanche un'altra che questa è la prima è da modificare la seconda poi è proprio da scrivere. Eh sì, Aurora è quella che ha, devo dire, l'orario un po' più stressante, perché le altre hanno lezione tipo fra 13, 12, 14 ore, però poi ce l'hanno tipo dopo due giorni. Lei invece ce n'ha una yep. tipo fra 14 ore, che ora saranno diminuite le ore ovviamente, perché nel frattempo che sto parlando con voi, eh, modifica la tesina, sì, 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 sì modifica. Ecco, anche Elsa ha finito perché ah. poi ovviamente tutte e tre hanno iniziato a lavorare quasi in simultanea. Quindi cara mia, tocca anche a te, lo so, la fame inizia a farsi sentire, il bisogno di farsi una doccia anche, ma cara mia, i beni primari se ne vanno a quel paese quando devi... ci sono insomma, lezioni, esami e quant'altro alle porte. Quindi mi dispiace tanto dovrete imparare questa dura lezione. E quindi ora non ricordo cosa vi stavo dicendo, ragazzi, però... Ah, sì, vi stavo dicendo, lei ha una lezione fra 14 ore, perlomeno prima erano 14, ora vi mostro. Ecco, ne ha una fra 16 ore, ragazzi, e un'altra fra 9 ore. Cioè, follia, poveraccia, sta donna. E ad entrambe deve, ovviamente, fare i compiti per casa e fare le tesine, quindi io deduco... Sembra ottima, perfetto, deduco che dovranno eh, tutte farsi il mazzo, lei in particolar modo. Quindi, eh, questo tra le 8 e le 16 e 30. Ok, non puoi fare altro. Quindi metti nell'inventario, cara mia. E visto che vai a lezione fra 10 ore, vedete poi gli altri sono le altre sono sempre lezioni fra due giorni. Tieni una presentazione, va bene, dobbiamo farlo. Poi compiti a casa, non iniziato sempre di hackeraggio. Quindi direi che puoi mh, per l'appunto fare questi tesoro, altrimenti la disfatta. Ovviamente, ragazzi, voi penserete: vabbè, ma se queste poi hanno lezione fra un paio di giorni, non sono più che altro loro che devono farsi il mazzo. Ma, ma Aurora ci sta come ragionamento, avete ragione. In realtà no, perché um, io cercherò sempre di far anticipare loro i compiti, perché altrimenti poi dopo ci troviamo nel, nel disagio puro, nella follia avanzata, ragazzi, e non mi sembra veramente il caso. Quindi io manderei avanti veloce, tenendo sempre d'occhio la situazione, però sì. Dovranno anticiparsi i compiti quindi io prevedo Notti insonne, procede bene a questo punto. Qualsiasi ulteriore revisione nulla migliorerà più di tanto. Perfetto cara mia, brava. Prevedo ragazzi non solo Notti insonne, ehm, il bagno sarà un miraggio così come il divertimento e quant'altro, ma prevedo anche me. Tante, tante, ok, presenta la tesina, sì, presentala, tante, dicevo, eh, pozioncine, ragazzi, per non mo morire, fondamentalmente, perché queste poverette eh, saranno veramente messe a dura prova, quindi sì, mi dispiace, no, presenta una tesina copiata, ma stiamo scherzando, scrivi, no, e scrivi una tesina di tutte, bene, quel che arricchisce, bene, ragazzi, bene, sono felice per te, tesoro mio, cara, eh, lo so, a questo punto qualsiasi modifica. Ok, basta, non serve più modificare, cara mia. Serve solo che la presenti, fai i compiti, e poi dai, fra una cosa e l'altra. Diciamo che una volta completati, ragazzi, ehm, i compiti un po' più urgenti, no? Quelli, per esempio, per il giorno dopo ci può anche stare un attimino di stacco. Tempo di andare in bagno, mangiare qualcosa e poi rimettersi di nuovo all'opera. Oppure il tempo per una pozioncina proprio al volo, ragazzi. Ora vediamo un attimino come, come procedere. Però, sì, i ritmi qui, ragazzi, sono serrati. Perché ovviamente adesso abbiamo tre corsi. Ogni, ogni studentessa ha ben tre corsi. E quindi, ragazzi, miei, dobbiamo veramente darci tanto tanto da fare. Ma mh, ho preferito fare così perché, come vi dicevo nello scorso episodio, cioè, non vorrei veramente portarla avanti ancora tanto. Cioè sento la mancanza comunque anche degli altri Valentini di tornare eh, comunque alle loro, alla loro quotidianità, no? un po' di tutti loro. E di conseguenza, insomma, eh, stare qui, per carità, mi fa tanto piacere anche perché, ripeto, ehm, insomma, voglio esplorare, ragazzi, la, la vita universitaria. Però al tempo stesso mi mancano e quindi stare qui, ahimè, significa... Concentrarsi esclusivamente su, su Aurora e tralasciare un po' tutto il resto, e di questo mi dispiace molto. Quindi, poi abbiamo due giorni: due giorni, vedete bene o male, eh, hanno tutte due giorni per eh, poi per poter fare, no? Quindi c'è questo a lezione. Ok, quindi poi. Ok, dovrei anche fare i compiti. Perfetto, ok, faremo anche questi ovviamente cara mia, quindi per favore... Eh sì, di genetica e generazioni. Quella che apparentemente almeno per ora sta meglio di tutte è lei perché vedete ha finito quello che doveva fare, che deve fare per eh, il giorno dopo, ma a questo punto, visto ragazzi che sta ridotta in questo stato, io direi che non ha minimamente senso farla mangiare, farla dormire, perdere tempo, detto proprio francamente, direi che a questo punto ragazzi si becca una pozioncina e si dà nuovamente da fare, quindi saluto dei stati umorali, vai così mia cara, che dopo questo passano tutti i mali. Anche perché una volta ragazzi comunque che abbiamo, come dire, che siamo anche in pari, no? Che possiamo stare tranquilli con le nostre studentesse sono anche più libere loro di dedicarsi alla loro vita privata. Vi ricordo che sta donna ha un matrimonio che sa da fare, non sa da fare, chi lo sa, però effettivamente insomma lei vuole, vorrebbe riuscire ad accaparrarsi quella, quella eredità, ragazzi, ripeto, non perché sia materiale come donna, materialista. No, 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 no non è assolutamente questo il problema. È che ha per l'appunto, ragazzi, lei, ma che cavero hai fatto qua, tesoro bello. Vabbè, è che dicevo: per l'appunto, lei ehm, sa che i suoi genitori non accetteranno mai. oh il blocco cosmico. Guardate, tutte così, congelate e frizzate, ragazzi, che meraviglia! quando capitano ste cose. Oh, bene. Ce la stai facendo. Dove stai andando per bere una pozione? Dove? Dove? Che fai? Perché, dico io, addirittura qui per bere una pozione malefica? Raggiunto il livello 8 di carisma, brava. Questa pure qui per fare i compiti, vabbè. Che vi devo dire, ragazzi? Ormai non ho parole più. Forza, bevi quel coso, vai. Datti da fare amica mia. Eh, fra sei ore ragazzi, poveretta, cioè, detto proprio tra noi. Allora, poi abbiamo due giorni, tra le 8 e le 9.25 e, e le 9.30 e, e le 10.55. Vabbè, questo fra sei ore eh, l'abbiamo fatto, dobbiamo solo inviare la presentazione. Questo poi fra due giorni 11, allora direi di fare quest'altro ragazzi. Quindi, sostanziale esame finale? No, ma di fare i compiti a casa di automatizzare mansioni comuni, questo facciamo questo e vediamo se le nostre. Perché son... Poi, ragazzi, cioè, sembra una scemenza, ma guardate come, tras... come scorre rapidamente il tempo. Quindi, in realtà è un istante proprio eh, che queste poveracce riescono poi o meno a fare qualcosa. Tesoro pesana eh, un colpo, cioè cosa stai facendo? Dai su che poi anche a te prenderò qualcosa. Aurora ha fatto una bozza, ok? Non ti preoccupare, adesso ti prendi questa pozioncina Aurora perché ti vedo veramente, veramente messa malino. Eh ragazzi, sì, bisogna intervenire. Allora, interveniamo con le pozioni perché non ce la possono fare altrimenti. Quindi bevi tesoro. Dopodiché riprenderai a modificare, o meglio, a lavorare sulla tesina. Quindi università, attività, tesina per la sessione. Eh, è scarsa, ragazzi, direi proprio di no. Dai, tesoro, su. Bevi che ti passa. Vai, fidati. Ho detto, detto così, pare brutto, ragazzi. Però, no. Bevi la pozione del gioco che ti fa star meglio. Non diamoci troppo agli alcolici. Mi raccomando ragazze, sempre con moderazione perché non facciamo passare messaggi sbagliati. Allora dunque, ma che è? Ma... Ah, oh mamma santa ragazzi. Non capivo da lontano cosa fosse. Elsa tesoro, come pensi che andrà a finire per te se non ti dai una mossa? Dai che ormai sei... Fermi tutti, ma che cos'è? Fermi un attimo. Attenzione, persona impressionante. Per essere stata impressionata da qualcuno nei paraggi. Goditi la radiosità di una persona impressionante. Forse perché c'è Aurora, ragazzi. Non lo so. Non saprei. No, cara mia. Non, non devi mollarli qui. Questi sono importantissimi. Metti nell'inventario. Ora ti prendi anche tu una bella pozioncina. Anzi, te la prende tua sorella perché tu. Hai pochissimi punticini, quindi tua sorella farà la grazia e ti donerà una pozione, perché ragazzi eh, direi che ne ha bisogno fortemente anche questa poveraccia. Ok, quindi prenditi questa pozione, cioè, o meglio dona a tua sorella questa pozione. Guarda cara, è già qui. Cioè, proprio mh, devi berla e basta, non è una cosa complicata, puoi farcela. Perché ragazzi, in The Sims anche le cose più ovvie diventano difficili, voi lo sapete, insomma, se giocate o se appunto guardate i video, direi che ormai è palese ed evidente che, che effettivamente ragazzi è proprio così che va. Ok, qui abbiamo fatto, poi abbiamo quindi 9 ore, 2 giorni, dalle 9.30 alle 10.55. E poi anche tu, ok, allora direi che potresti fare questo qui. Patologia forestale, pensa agli alberi. Ok, tesoro, mi raccomando, eh. Pensa agli alberi, datti da fare, fai i compiti, ecco, falli. E tu, cara mia, come stai messa? Ormai sei l'unica che è a pezzi, sei consapevole? Sei cosciente? Questa poveraccia avrà praticamente pochissimi punti, eh, infatti, temo che... Cara mia dovrei sacrificarti di nuovo e donare anche a lei perché sei quella che ne ha di più, detto proprio francamente. Ah ragazzi miei, è complicato qua sederti da tutto, però insomma già fatte le tesine ragazzi è un bel passo avanti, le tesine, le presentazioni, insomma sono quelle che di solito portano via più tempo. Poi stare dietro ai compiti scritti, al che rimangono solo quelli da fare, direi che è la parte, perlomeno secondo me, è la parte più semplice. Anche nel tuo caso, guarda, è proprio qui. Vedi tu, cara mia, bevi appena riesci, non sarebbe difficile, sai, mentre scrivi, afferrare il bicchiere e bere, ma no, è troppo difficile, va bene. Va bene, o te lo concedo? È complicato a quanto pare. Allora, dunque, dai, dai. Che L inizio della sessione. Fermi, vai. Presenta la tesina. Presenta la tesina, tesoro. Aurora, cara, devi andare. Vero che devi andare? Eh, 52 minuti. Poi fai tardi e cominciamo male. Quindi, basta così, tesoro. Hai fatto quello che. Che hai potuto, fatemi vedere perché io non mi raccapezzo mai, ragazzi miei. Una volta è un disastro. Credo tu debba recarti qui. Allora, vai qui alle brutte, quindi vai, vai. Corri, cara mia, corri anche tu appena avrai consegnato. Poi ti prego. Presentati. Non so dove presentatevi almeno qui al centro. Io non so cosa dire in realtà. Vai qui, tu, Elsa, cara, come va? Fra quanto devi andare tu? 8 ore, ok? Stai, stai messa abbastanza bene, stai, stai cioè stai messa bene, sei tranquilla. Tu, invece, tesoro, fra tre ore. Mm, fra tre ore, magari qualcos'altro potresti fare. Magari potresti già venire qui, tipo sederti qui, e fare i compiti qui, sempre che tu li abbia ovviamente presi. Perché, ragazzi, qua ecco. Li hai mollati qua, Eh quando mai, quando te sbagli proprio ragazzi, mai, ovvio no, mai mai, allora senti questo pure puoi prenderlo, magari cerchiamo di mantenere un minimo di ordine ragazzi, di... perché altrimenti qua nella follia generale a un certo punto non ci capisco più una mazzafaggia, ve lo dico proprio, sinceramente, tesoro stai andando vero? Dove sei? Oh. Vai, vai. Che tra poco inizia la lezione fra due minuti. Ma come i compiti a casa non iniziato? Eh vabbè, meglio di niente, vai. Intanto hai fatto la tesina su. Recupereremo. E poi la lezione inizierà fra un'ora. Perfetto, non me ne ero resa conto. Vedete poi, ragazzi, quando inizia a essere tanta roba. Eh sì, questo dobbiamo finirla. Eh, un po' di tempo ci vuole. Ok, Aurora è quella che effettivamente ragazzi. dovrà penare di più. È proprio un dato di fatto. Però intanto ascolta attivamente, anche tu, cara, ascolta attivamente. Tu fra sette ore. Ok, fra due giorni, fra due giorni. Hai completato anche quelli, ok, potresti completare anche questi, magari avvicinandoti anche tu. No, non c'è proprio verso che riusciate a tenervi questi compiti in tasca, ma è una cosa seria ragazze, ma come mai? Vabbè, lasciamo stare, non voglio indagare ulteriormente, dicevo. Magari anche tu potresti accomodarti qui, accanto a tua sorella.